Allora, bambini, chi è che c'ha un cane? No, venite voi che avete il cane, venite con me un attimino. Adesso vi faccio un'intervista. Venite. Innanzitutto mi dite come si chiamano i vostri cani, è vero? Io ho 5. Hai 5, dimmi uno, sa? Lillo. Lillo. Gio. La tofola. Com'era? Come si chiama? Quindi stesso? Bravo, bravo. Allora, la pulce deve essere grossa. Allora, sentite, praticamente, qualche volta i vostri cani, la mamma, il papà, gli insegnano qualche cosa? Cosa gli insegnano ai cani? Vediamo. Per esempio che devono fare la pipì sul divano, giusto? Sì. No, com'è? Cosa? L'educazione. Ecco, dite cosa insegnano, per esempio. Mi insegnano ad andare, diciamo, dove devono andare. Ecco, questa è già una cosa, vedi? Mentre i cani sarebbero portati a farlo in casa, perché è il loro territorio, e loro devono fare la pipì di qua e di là per segnare il territorio, è il loro modo di ragionare, invece si contengono. Poi facciamo un esempio. Immaginate che voi siete un poliziotto e c'è il cane. Avete mai visto un telefilm dove c'è un cane che aiuta il commissario Rex? Chi l'ha visto? Perfetto. Cosa fa quel cane lì? Cosa fa? Aiuta i poliziotti a cercare i ladri. Hai capito? Allora, lui è un cane che è stato addestrato ed è diventato capace di essere un poliziotto, capito? Allora, lui era un cane, ma forse di addestrarlo, è diventato un poliziotto. Quindi è diventato un po' come? È diventato un po' come una persona. Fa delle cose che facciamo noi uomini, per esempio indaga sui criminali, fa la pipì solo in certi posti, perché noi mica la facciamo dappertutto, eccetera, eccetera. Va bene? Ok? Bene. Allora adesso vediamo cosa fa Gesù, venite qua con me. Allora Gesù a un certo punto, c'è scritto nel Vangelo, che lui ammaestrava. Cosa vuol dire? Che noi siamo come i vostri cani, no? Lui ci ammaestra, ci addomestica, e noi diventiamo capaci a fare le cose che fa. E quindi che fa? Chi c'è? Dimmi, chi te l'ha detto? Le cose che fa Dio. Come il cane è diventato capace di fare le cose che fanno gli uomini, noi diventiamo capaci di fare le cose che fa Dio. Hai capito? Mi ha dato una bella lezione quel giorno. Perché loro erano venuti qui sulle pietre, volevano tirarlo addosso. Si è spaventato. Invece Gesù si è messo a scrivere sulla terra. Come dire, ma cosa dite, stupidaggini? Tutte stupidaggini quelle che state dicendo, capito? E praticamente poi gli ha insegnato che dovevano prima pensare a... Prima pensare a te stesso, inutile che tiri le pietre contro gli altri e c'hai tu sicuramente dei peccati sulla coscienza, come ce l'abbiamo tu. Pensa prima ai tuoi peccati, capito? Li ha un po' ammaestrati. Secondo me se stavano con Gesù ancora 6-7 mesi diventavano proprio quasi come Dio, capito? Allora adesso vi voglio dire che Gesù è ancora qui e vi ammaestra. Cioè voi siete tutti come dei cagnolini, che Gesù ammaestra, ok? Come ti ammaestra? Per esempio Gesù ripete gli stessi gesti che faceva una volta. Facciamo un esempio. Gesù a un certo punto dice a quella donna, neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Allora voglio chiedere ragazzi se qualche volta anche a voi vi è capitato che Gesù in qualche cosa particolare vi ha detto neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Vediamo anche i grandi se lo fanno. Vi è capitato? Allora niente. Sentiamo gli altri, sentiamo gli altri se sono più. Qualcuno gli è capitato che Gesù ti dica neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Mai? Mai è successo. Agli adulti qualcuno è capitato? L'altro giorno è capitato a voi. Chi? Della confessione. Andate a dirlo. Per esempio, Luisa ci racconta quando gli è capitato. Capita tutte le volte che noi ci confessiamo, abbiamo l'immediato perdono di Dio Padre. Allora, capite ragazzi,
Che cos'è la confessione? È il gesto di Gesù che perdonava le persone che si ripete ancora, giusto? Andiamo avanti. Poi c'è, per esempio, Gesù aveva detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna. Ti è già capitato di mangiare la carne di Gesù? Ti è già capitato? A qualcuno? Dimmi tu che mi spieghi, quando è che ti è capitato? Quando mangiamo il pane e il vino, quindi a casa, tutti a tavola? O dove? In chiesa, quindi la comunione, vedi? Ancora un'altra cosa, Gesù a un certo punto guariva i malati. E ci è capitato, per esempio io l'altro giorno sono andato da una ragazza che era malata, gli ho dato un sacramento dell'unzione e lei è guarita. Quindi come Gesù, di nuovo, capito? Poi, ancora avanti, per esempio Gesù chiamava certe persone a seguirlo. Allora, per esempio, io ho ricevuto un altro sacramento che si chiama sacramento dell'ordine. E Gesù mi ha detto, vai ad annunciare il Vangelo. E ancora, voi avete ricevuto il sacramento del battesimo, della cresima, eccetera. Tutti i sacramenti sono i gesti di Gesù che si ripetono. Allora, cosa fa Gesù? Ogni volta che voi ricevete un sacramento, Gesù vi ammaestra. E poco per volta, diventate capaci di fare i gesti di Dio. Capite? Una cosa bellissima. Anche questa mattina, nel sacramento della messa, Gesù vi ammaestra un po'. E quando farete la confessione, Gesù vi ammaestra un po'. E ogni sacramento che riceverete. È bello brutto? È bellissimo. Adesso voglio leggere ai grandi una frase di Giovanni Paolo II, che secondo me è bellissima. Sapete che c'era un papa che è morto, l'avete visto? Che era polacco, della Polonia. Allora, dice così, parla del sacramento dell'Eucarestia, che si fa di domenica, specialmente. Vorrei oggi invitare tutti con forza a riscoprire la domenica. Non abbiate paura di dare il vostro tempo a Cristo. Sì, apriamo a Cristo il nostro tempo, perché Egli lo possa illuminare e indirizzare. Il tempo donato a Cristo non è mai tempo perduto, ma piuttosto tempo guadagnato per l'umanizzazione profonda dei nostri rapporti e della nostra vita. Cioè vuol dire che quando tu dai il tempo a Gesù, partecipando ai sacramenti, ci guadagni sempre, perché Gesù ti fa diventare migliore. Gesù ti trasforma, Gesù ti addomestica, ti ammaestra e ti rende capace di fare addirittura dei gesti divini, di fare delle cose che normalmente fa solo Dio, diventi capace anche tu. Per esempio, l'amore. Tu diventi capace di amare fino a dar la vita per tutti. Diventi una persona splendida, meravigliosa, cambierai il mondo. Auguri, buon lavoro.